che avanzava per contrastarla, per cambiarne l'esito. Avevamo chiesto ammortizzatori sociali per tutti, perché nel nostro paese l'85% dei lavoratori non ha diritto esplicitamente a una forma di integrazione del reddito quando perde il lavoro. Avevamo chiesto di guardare con attenzione a cosa sarebbe successo a quei lavoratori in cassa integrazione che avrebbero passato mesi e mesi in quella condizione. E dicevo, ricordo, che un conto è avere la cassa integrazione per 2 settimane in un anno, un conto è avere 6, 7, 8 mesi. Quali motivi che l'hanno portata qui? Beh, sicuramente protestare contro il governo per le misure insufficienti con cui affronta la crisi, a differenza degli altri governi dei paesi europei e anche degli Stati Uniti, abbiamo visto Obama, e poi contro l'accordo separato che è stato firmato sul modello contrattuale, che tra l'altro non è stato neanche sottoposto al voto dei lavoratori. Questo accordo indecente che è stato firmato da questi due sindacati insieme al governo, che CGIL non ci ha messo la sua firma, ma per una giusta causa, perché qua andiamo a peggiorare ancora di più quello che è già la situazione dei lavoratori, andiamo a togliere quasi il diritto allo sciopero. Mi dispiace che i compagni dirigenti sindacali della CISL e della UIL si sommino a questa formula di accordo separato che dà proprio spazio e più forza alla controparte. Quali sono i motivi che l'hanno portata qui? Ma manifestare contro un governo che ormai ha fatto della divisione sindacale una sua bandiera, ha un obiettivo chiaro, quello di togliere rappresentanza e dignità al lavoro, alla CGIL in particolare. Siamo contro l'accordo separato perché la divisione del sindacato ovviamente porta a non sapere rispondere all'attacco patronale e all'attacco della destra in questo paese contro i diritti dei lavoratori. Il problema, faccia meno chiacchiere e più fatti. Innanzitutto sostenga il reddito dei lavoratori, che con 750 euro al mese... Cosa significherebbe questo accordo separato per i lavoratori? A questo accordo basta guardarne i contenuti, è un accordo che riduce il salario, non tutela il potere d'acquisto, permette di derogare al contratto nazionale, quindi alle normative di base che devono essere uguali per tutti nella contrattazione integrativa. E poi il fatto fondamentale è che ancora una volta è un contratto che viene imposto ai lavoratori senza sentirne il parere, senza che possano esprimersi su quel contratto. I calcoli della CGIL ha fatto significa che si perderanno, ogni lavoratore occupato a tempo pieno perderà più di 200 euro all'anno. Come stipendio. Hanno già fatto un decreto nel quale dicono che le imprese inferiori a 15 dipendenti non avranno più il delegato alla sicurezza. Stanno presentando un decreto nel quale diranno che non ci sarà più la libertà di fare sciopero in questo paese, mettendo delle regole che sarà impossibile per i sindacati riuscire a convincere i lavoratori a fare sciopero, perché lo sciopero è un diritto individuale e loro vogliono che si eserciti individualmente. Mentre attualmente lo sciopero è un diritto individuale ma esercitato collettivamente attraverso le nostre organizzazioni sindacali. Eliminando questa formula qui si faranno impossibile fare lo sciopero. Ci spostano come pedine gestendoci peggio di animali. Peggio di così, cioè non può andare, non può in una crisi così avere una spaccatura del sindacato. Questo va soltanto a danni dei lavoratori. E c'è bisogno che la gente capisca questo, che l'informazione sia data un po' di più, perché oggi c'è lo sciopero, ma io ho dei dubbi che sulle TV apparirà questa manifestazione, che apparirà anche il numero giusto delle persone che sono qua presenti a manifestare e a dare contro questo accordo indecente che va contro di noi.